Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui di nuovo con MotoGP 15. Allora, siamo con il nostro team Buzzi Kona. Allora, ho cambiato un po' i tasti come vi dicevo. Andiamo a vedere qui nel touchscreen che ci sono delle nuove mail, un bel po' tra l'altro. Vediamo cosa ci dice. Io e Buzzi Kona siamo felici, ok, ma questo già l'hanno tutti ragazzi. Vabbè, quindicesimo posto vogliono. Ma queste già le avevamo viste, o sbaglio? Sono previsti momenti nei quali discuteremo la tua situazione, in cui ti procurerò proposte. Va bene, questi sono i punti. No, le avevamo già viste, non so perché. Va bene, gli sponsor. Puoi trovare tutte le informazioni. No, le avevamo già viste, mi scusi. Sì. Un'altra cosa che dovevamo fare è, se non sbaglio, cambiare il numero sulla scocca della moto, perché al momento c'è. Però non so se ce lo fa cambiare qui, sapete? Stivali, guanti, soprannome, stile, colore, soprannome. Rosso fuoco. Oddio, la tuta è verde, quindi ci può anche stare. È il colore del. Forse informazioni pilota, non lo so, adesso vediamo. Patente, sì. Il numero di gara, stile, carattere, colore. Sì, questo qui dovevamo cambiare. In realtà non mi ricordo la. Com'era sulla scocca? Aspettate, aspettate, vediamo quale colore ci sta meglio. Perché effettivamente così non è che riusciamo a vederlo benissimo. Mi faccio vedere la moto. Comunque, ragazzi, per la moto al momento non possiamo acquistarne un'altra. Perché come vedete, 100.000 costano. Quindi non mi sembra il caso. Andiamo alla personalizzazione perché il numero. Ma in realtà, dai, non è poi. Certo, non ci sta benissimo, ma. Come vedete c'è anche lo sponsor X-Lite adesso che ci va a coprire quel verde che avevamo prima. Però dai, facciamo che per il momento la lasciamo così. Allora, vediamo se riusciamo a guadagnare qualche monetina in più da investire nello sviluppo della nostra moto, che è una delle cose che più mi piace sinceramente di questo GP15. Allora, andiamo alle opzioni di gara. Facciamo una cosa, cambiamo qualche piccola. Cosa come danni mettiamo pesanti, problemi tecnici no perché come vi ricordate nei vecchi MotoGP facevano dei danni da panico e alcuni di voi mi hanno consegnato di togliere questo qui, i tuoi tempi non saranno inseriti nelle classifiche online, vabbè che ci frega perché alcune volte dà delle penalità come abbiamo visto anche nelle altre gare di decimi per problemi così random, freno automatico no, ok questo ci siamo. Traction control medio. Vabbè, per il momento lasciamo così. Quindi andiamo con il nostro Pino Pilotino nel primo appuntamento della stagione 2015. Siamo in Qatar e cercheremo di fare qualcosa di decente, anche se non sarà facile perché, come avete visto, comunque si parte con un team privato e la moto privata, naturalmente, senza sviluppo e soprattutto con. La tipologia di moto che abbiamo preso, che quindi è quella base all'inizio, naturalmente non è che abbiamo tutta questa moneta da investire. Presumo ci sia anche lo sviluppo proprio della moto come negli altri MotoGP, quindi vediamo un pochino. Buonasera, buonasera da Losail. Pronti? Ah, solo. Ah, e che cos'è? Pensavo avesse finito di parlare, ho skippato. Vediamo, sviluppo moto, perfetto, ci siamo. Sto bianco però non, dello sponsor non è il top. Andiamo a scegliere pacchetti dati. Scegli questa componente per far sì che i tuoi meccanici migliorino utilizzando i pacchetti dati raccolti. Ma. Ah no, devo prima raccogliere il pacchetto dati e poi andarlo a inserire a questo punto. Motore, telaio. Sì, a quanto pare non c'è niente di attivo. Sì, a quanto pare è così. Vabbè, andiamoci a fare la qualifica, va. Per il momento, ragazzi, lascio così, quindi ci facciamo un giro di qualifica e la gara con quella percentuale. Per il momento, ve lo dico anche per una merda. Oh no, aspetta. Aspettate, c'è qualche problema. Ah, perché adesso mi ha switchato il destra-sinistra. Cioè, il destra-sinistra, vedete, così. Sopra e sotto. E posteriore l'ha messo qui. In realtà volevo disattivarlo totalmente, però. Vabbè, vediamo se riesco ad evitare di.
Ma non è facile, no? Devo proprio toglierlo il tasto sul analogico sinistro, anche se non so se sia possibile farlo, eh? Perché così rischiamo di andare a vedere un'altra visuale con la moto e facciamo dei danni non indifferenti. Sì, la moto è molto dark, con questo lime che fa da contorno. Dai, il team Buzzicona è il top, eh. Tra virgolette, merda, merda, fanculo. Sì, perché ho cambiato tasto, intanto. Allora, secondo me ho fatto un giro un po' di merda per le qualifiche. Credo riusciremo a partire proprio condizioni ottimali, ma con la paura dell'analogico che va a selezionare la visuale posteriore, forse è peggio di prima. Prima sbagliavamo nel peso del pilota, così se andiamo a vedere dietro non si capisce una sega. Devo cercare di disattivarlo completamente. Sempre se sia possibile. Vai, vai a bomba, Pino. Uscito un po' un giro di merda, abbiamo fatto parecchi errori, però ce lo teniamo, quello che ci esce, esce. Vediamo se ci dà i punti, i pacchetti per migliorare la moto. Ok, sì. Possiamo andare ai box e vediamo un po' come Funozia, sviluppo moto, quindi in teoria abbiamo pacchetti dati 1, sì, quindi possiamo gestirli noi. Vabbè, aspetto di averne 3 per metterli al motore, perché comunque miglioramento non c'è fino a quando saltiamo a gara, che presumibilmente ci butterà. È da poco terminato il turno di qualifica e Era mentre i piloti prevedibile. rientrano nei box, noi diamo uno sguardo alla Diciottesimo il nostro classifica Pino finale Pilotino. che... No, no, dobbiamo recuperare adesso in gara. Come detto, l'obiettivo del team è almeno quindicesimi. Presumo che sia lo stesso dello sponsor, quindi dobbiamo arrivare tra i primi 15 per ottenere qualche punto in più e soprattutto qualche moneta in più per poter eventualmente più avanti anche comprare una moto più Buonasera, buonasera dal competitiva, anche se circuito ci vogliono un Indosai. fottio di Finalmente l'attesa è monete, finita e una di soldi. nuova stagione del moto mondiale sta per cominciare. Moto e piloti sono quasi pronti per scendere in pista e tra pochi minuti inizierà il Gran Premio del Qatar, classe Moto3. Pronti. Vai Pino Pilotino, mi raccomando, eh. Cerchiamo di non fare figuracce. Dobbiamo recuperare dalla 18ª posizione. Calcolando anche il fatto che la nostra moto non è molto competitiva, quindi occhio. Scusi, mi scusi, c'è un macello. Abbiamo fatto un po' di rimbalzo, qualcuno è andato via. Proviamo ad insinuarci. Attenzione a dono. Vai Pino, vai Pino! In uscita di curva ti vogliamo scordolo con cattiveria. Vai così, vai. Il nostro pilotino. Dove si insinua? Un po' lungo nella traiettoria, ma occhio a rientrare. Oh, non mi tampini. No, devo immediatamente togliere sta cosa dall'analogico perché
Vai Pino in uscita. E forse anche la sensibilità dovrei diminuire, ma in realtà non ci ho fatto caso, ma non so se ci sia l'opzione. Questi sono usciti a bomba, ho sbagliato io, sono andato un po' troppo lungo, ma riusciamo a recuperare adesso qualcosina. Ci hanno fregato. Occhio Pino, occhio Pino. Mamma mia, rischio. Sì, perché noi ci buttiamo troppo sul cordolo. Il cordolo non è da prendere, ma noi per guadagnare un po' nella traiettoria, qua soffriremo parecchio, perché la nostra moto non è poi così performante al momento, poi attenzione, non mi spinga fuori, giovane. Aia. Incidente addirittura? Ma è lui? Sì. Ma l'ho appena sfiorato, non è vero. Occhio sti cordoli. Vabbè, giusto anche che lottiamo per queste posizioni, perché non è che abbiamo sta moto così competitiva da poter partecipare alla lotta per le prime posizioni. Al momento tocca un po' accontentarsi con il team privato. Dobbiamo ottimizzare le gare. Stavolta è andata male a partire dalle quali, però effettivamente alle qualifiche ho fatto un giro di merda. Potevamo partire molto più avanti in classifica e avremmo avuto meno difficoltà, cazzo. No, merda. No, così è troppo un timore quando si va ad utilizzare l'analogico per girare, perché appena si schiaccia, si rischia di andare a vedere la moto lateralmente, non si capisce più una sega. Occhio Pino, occhio Pino. La sportiveggianza di Pino. Ce l'abbiamo attaccati alle chiappe. Dobbiamo al momento puntare al motore per questa moto, perché non abbiamo altra scelta. In realtà potevamo anche partecipare al campionato con un team normale, tra virgolette, non un team privato, e magari accumulare moneta per poi partecipare eventualmente al campionato MotoGP con il team privato. Però cioè era una cosa che volevo assolutamente provare questa, magari vedremo per la Moto2 come funziona, non so se si può fare, magari faremo primo anno team privato Moto 3, poi sempre se riusciamo a salire in Moto 2 team. Aia, merda, team. Occhio ufficiale, o comunque che non lo paghiamo noi. E Moto GP il team torna, il team Buzzicona, vedremo, dipende quanto si guadagna con gli sponsor, naturalmente dipenderà anche dalle prestazioni, che al momento saranno un po' così, non il top, però dai, stiamo recuperando un pochino. Attenzione Buzzi, Buzzicona team con il nostro Pino. Buzzi sarà fiero di Pino, che dite? Vabbè, Buzzi c'aveva i suoi 6.000 anni, questo Pino ce ne avrà 10. Meno non potevamo mettere. Attenzione! Meno di 16, ma
ha mentito sull'età, secondo me. Occhio, guarda sto maledetto Fenati. Cos'è? Mi lasci la tredicesima posizione. Lei comunque la pagano a fine mese, maledetto. A noi no. Ci siamo arrivati un po'. Niente, ci dobbiamo accontentare della quattordicesima posizione, perché qua sul rettilineo non. Anche cercando di sfruttare la scia, ma è difficoltosa. Vabbè, quattordicesima posizione, abbiamo comunque raggiunto l'obiettivo del team, che era tra i primi 15, però speravo in qualcosa di meglio in realtà, Buzzi Team non c'è più. Vabbè, giustamente usiamo una moto. In realtà non so chi è preso. Quanta moneta? 37.000, ce n'è ancora di strada da fare. Quello di oggi è un risultato incoraggiante e giustamente ne è soddisfatto. Chiaro, ci sono margini di miglioramento, ma è evidente che stanno lavorando nella direzione giusta. Si spera, si spera. Vabbè, per un team nuovo, appena nato, Buzzicona, team, direi che ci può stare come prima gara. Allora, andiamo a vedere se c'è qualche news, qualche email, qualche direttiva dagli sponsor, così skippiamo poi alla prossima gara che vedremo nel prossimo episodio, come detto, anche per questioni tempistiche cercherò di fare. Va bene, qui c'è Lorenzo, citazione della settimana. Voci sempre più insistenti vorrebbero il passaggio di Pilotino in Ongetta a Riva Cold. Ma non è vero. No, noi rimaniamo qui. Team va bene, pacchetti dati 2, premio sponsor. Ok, altre email, vediamo. Cerca di aiutare più che poi la squadra a sviluppare la tua moto. Poi acquisire dati, pacchetti, semplice. Sì, vabbè, già abbiamo fatto, abbiamo fatto. Va bene, ragazzi, allora, calendario. Andiamo a vedere, la prossima gara sarà Austin. Austin, dai, ci ha sempre portato fortuna. Ora vedremo se riusciremo a concludere qualcosa di meglio. Cercherò di togliere sto tasto dall'analogico perché sennò facciamo dei danni. E ci vediamo allora con il prossimo episodio di MotoGP 15. Voi come sempre fatemi sapere la vostra e per sostenere il Buzzi Team mi raccomando condividete i video. Nessuna news. Va bene, ci vediamo alla prossima allora. Un saluto a tutti da Quel Taleale.